4 anni fa ho conosciuto Billy, un amico di Vale con cui sono entrato subito in confidenza. Faccio una roba che non vi aspettate. Cos'era? La cosa dell'hotel. È vero. Andiamo lì sotto, Erika, è un campo che ti lavi. Ok, dobbiamo prenotare un altro hotel. Insieme abbiamo fatto una vacanza in Sardegna. Giovanni, fai un tortellino? Sono stato più volte a trovarlo a casa sua. Qui ragazzi c'è un ospite speciale. E abbiamo passato l'ultimo Ferragosto insieme in Friuli, dove è nato anche lui, scoprendo che abitavamo praticamente a 5 minuti di distanza l'uno dall'altro. La cosa interessante però è che Marco si occupa di una cosa che ha subito catturato la mia attenzione. Praticamente prende in affitto degli appartamenti dall'alto valore immobiliare, situati in posizioni strategiche, e li subaffitta su Airbnb per brevi periodi di tempo, guadagnandoci del margine. Lo fa sia per se stesso, ma anche per altri, attraverso il pagamento di una quota fissa che prevede l'individuazione dell'immobile, che è spesso la cosa più difficile, e il contratto con il proprietario. So già cosa state pensando, la sublocazione è illegale e se lo beccano rischia di passarla brutta. In realtà invece è totalmente legale, chiaramente se specificato all'interno del contratto d'affitto. In tal senso la cosa più difficile di questo lavoro è proprio convincere il proprietario, che potrebbe spaventarsi dicendo: chissà chi va nel mio appartamento se do la possibilità di subaffittare. Ci serve la clausola del subaffitto. Credo che quella sia esclusa. Mi serve il termine di subaffitto. Per la sublocazione è già più difficile. Puoi comunque poter fare l'attività dell'azienda. Dunque, la richiamo tra un attimo, mi scusi che ho sotto una chiamata. Sorprendentemente, in realtà, questa soluzione conviene anche a lui, perché oltre a garantirsi un'entrata stabile ogni mese, Airbnb o Booking tutelano molto di più chi mette in affitto una stanza rispetto ad un canonico contratto d'affitto. In questi anni si parla tanto di entrate passive e di investimenti, ma questo mi sembrava un metodo praticamente infallibile, di cui non avevo neanche sentito parlare tanto in giro. E quindi, ovviamente, gli ho detto che nel caso in cui ci fosse stata l'opportunità, avrei voluto farlo anch'io. Poco dopo è capitato che, quasi per caso, Marco trovasse un appartamento a Milano, letteralmente davanti al Duomo. Dopo avermi invitato a vederlo, ho accettato praticamente subito e ho deciso di raccontare per filo e per segno tutto il processo nel video che state guardando proprio adesso, in cui racconterò anche tutto l'aspetto economico. Dopo aver fatto svolgere a Billy la sua mansione principale, ovvero contrattare il prezzo e chiudere il contratto con il proprietario, passiamo al primo vero step di tutto il processo, ovvero capire cos'è che non va all'interno dell'appartamento. Nonostante la posizione e gli spazi siano effettivamente clamorosi, l'immobile presenta un po' tutti quei classici problemini dovuti al tempo che dobbiamo assolutamente sistemare per renderlo l'Airbnb più figo di tutti i tempi. Porte che grattano il pavimento, muri sporchi, oggetti rovinati, infissi da ritoccare, impianto elettrico da rivedere e, in generale, un gusto estetico un po' così, diciamo. Quindi, bando alle ciance e inizia la nostra avventura. Oggi è il primo giorno ufficiale in cui ho l'Airbnb. Stamattina sono andato in M4 ad allenarmi perché Seba, fedelissimo compare di allenamento e possibilmente socio, ha anche un'impresa edile. Esatto, un'impresa edile. E quindi per sgomberarlo sfruttiamo il suo furgone. Eschiri. Sarà molto simpatico perché, essendo praticamente in Duomo, non so come ci arriviamo col furgone. E altra cosa simpatica, non ero mai stato in una macchina che ha tre posti davanti. I mezzi giusti ci sono e ci dirigiamo quindi verso il centro per iniziare il nostro vero primo sopralluogo. Classico parcheggio giallo da residente a fianco alla polizia locale. Prenderemo la multa. Così, giusto per iniziare nel solito modo i miei video. È proprio questo qua. Beh, posizioncina, eh. Il Duomo è dietro di questo. Lì c'è il viale. Non aspettavo più in centro. Ma come? Pensavo sì, serio. Non scherziamo. Eccola. Vale, era già venuta a prendere le chiavi prima perché appartenerà fino a mezzogiorno. Entriamo quindi nell'appartamento per la prima volta ufficialmente da affittuare. E oltre a stupirmi ancora della posizione, le vetrate sono devastanti. Iniziamo a capire come far sparire tutto quello che non ci piace dell'arredamento. È un problema. Il tavolo? Sì. Sembra pesante, no? Porco Dio. Ma è pesantissimo! Appena entrati già il primo problema, il tavolo è irremovibile. Ma Seba, ovviamente, ha un'idea. L'ha fatto le vernicelle di nero dal becchino, in antracite. Oh, ma mica, cosa lo porti via? Prendere il letto. Come lo porti via, quello? Vuoi prendere il letto? No, ma il letto lo teniamo. Bene, farlo rifoderare allora. Questo qua mi ha detto che è qua da quando ha comprato l'appartamento. Ok, aggiungiamolo alle cose da fare. Ma non solo, perché questo è una roba che voglio solo sistemare. Perché è una porta filo muro
che non ha le, non ha le ranelle. Le ranelle, chiarissimo. Il problema è che tocca per terra. Se tu sistemi questo, le mica me la così. O no? Ma male che vada, la alziamo, la moliamo e devi rifare tutto il disastro. Passiamo alla sala. Ah, secondo me il divano è fighissimo. Secondo me, sai cosa rovina del divano? Il fatto che c'è il rosa là. Comunque, è arrivato il momento di decidere. Tutto da togliere, quelle robe si riparte da zero. Però tenere questo, il letto e il tavolo. E così sia. Finito il momento di togliere, pensiamo a cosa aggiungere. Entro, ok? E vedo subito quella cosa della cucina, giusto? Sì. E vedo il tavolo nero antracita. Quindi la parete è bianca, ci sta. Un bel quadretto, una roba. E le sedie, vanno cambiate le sedie. Qua un mobiletto svuota tasche. Divano mi ha detto, ok, il televisore lo portiamo di qui, quindi la presa da portare di qui. Vedi. Qua non funziona, questo va sistemato. Questo ce lo facciamo rifare. Prenderei un topper da mettere sopra il letto. Come ci insegna Bruno Barbieri, letto senza topper non è top. L'obiettivo è che una persona che viene qua dorma da Dio. Quindi investiamo molto sul letto. Ripitturiamo un po' dappertutto, aggiungiamo qualche chicchetta. Secondo me in 2 settimane ce la facciamo. Ce la potremmo fare, ma ovviamente prima abbiamo bisogno del via libera del proprietario per effettuare le modifiche che abbiamo messo in cantiere. Nessun problema. Ok. Quindi, ricapitolando, questa è tutta la roba che portiamo via e non vedo l'ora che ridipingano. So che poi avrà tutto un altro sapore. Bello però, mi piace, mi sto divertendo, sono contento di fare questo progetto. Portiamo via tutto quello che riusciamo a trasportare con il mezzo di sega e do l'ultima occhiata a quello che era in attesa di godermi quello che sarà. Comunque ha già tutto un altro sapore così, eh? E la prossima volta che tornerò qua, tendenzialmente sarà già stato l'imbianchino e sarà tutta un'altra storia. Ero gasatissimo e proprio per questo, per fare le cose ancora in modo più professionale, decido di contattare un interior designer che però mi dice: ti consiglio di aggiungere magari un punto focale come divano molto colorato, sicuramente ci serve un tavolo rotondo e qualche sedia molto particolare. Quindi bisogna rifare tutto. Sì. Quindi, come non detto, cambio di programma. Beh, noi ci eravamo lasciati con l'appartamento così e l'idea di tenere queste due cose. L'obiettivo però è avere l'Airbnb più figo possibile. E di conseguenza, ieri in tipo un'ora siamo riusciti ad ottenere il permesso per abbassare quei paletti. E quindi adesso Seba arriva con il furgone, lo portiamo laggiù all'Airbnb e scarichiamo. Non avevo mai visto scendere questi cosi, è fighissimo. Let's go. Ci siamo. Andiamo via le danze. Mettiamo sotto sopra. Seba, in quanto uomo perfetto, aveva pensato a tutto e ha portato dei guanti. E questo non riusciamo a smontarlo, quindi dovremmo portarlo così. Lo mettiamo adesso in piedi e lo portiamo giù. Non si prospetta proprio un'operazione semplicissima. Dobbiamo andare laggiù. Così tanto? Sì. Non sembrava vero, ma l'abbiamo portato giù. Adesso mettiamo qua sopra. La parte più difficile è andata. Adesso prima parte di divano, seconda parte di divano e terza parte di divano. E grazie alle nostre incredibili capacità diciamo addio anche al divano. Finito. Grazie Seba. Buon Ale. Adesso mi sento decisamente più tranquillo. L'appartamento è pronto per fare il salto di qualità. Domani viene l'imbianchino e imbianca dappertutto. Venerdì viene l'elettricista e sistema tutte le cose da elettricista che deve sistemare e poi si arreda. Prossima volta che tornerò avrà tutto un altro aspetto. Passiamo a prendere la stoffa per le tende e per rifoderare la pianta del letto e torniamo al campo base per vedere come procedono i lavori. Adesso stiamo tornando nell'appartamento dopo che c'è stato l'imbianchino che sta finendo gli ultimi lavori. Sono veramente molto curioso di vedere com'è. Buongiorno. Bello. Guarda qua, opla. Adesso ho dato anch'io il mio contributo alla causa. È tutta un'altra roba quei colori così, è sì, incredibile. Lasciamo lavorare l'amico in bianchino come si deve, sicuri che darà quel pizzico in più all'appartamento. E dopo qualche giorno, voilà! Wow! Perfetto, ma la strada è ancora lunga. E nei giorni successivi, mentre io giravo il prossimo video che uscirà, abbiamo due macete. Vale si è effettivamente spaccata per riuscire a fare tutte le cose che servivano. Prendere i prodotti necessari per la pulizia della casa. 78,15 euro. Passare all'IKEA per prendere cose varie che ci sarebbero tornate utili poi. 180,55 euro. E infine farsi portare tutto il mobilio comprato da Maison du Monde per tenere la qualità comunque alta direttamente a casa. Ok. 6.145,90 euro. Casa che a questo punto era diventata come un tacchino ripieno. C'è anche il tacchino.
credo e mille altre robe. Nel frattempo io avevo una cosa importantissima da fare: modificare la mia società in modo da poter lavorare anche su soluzioni immobiliari. Giornata fondamentale per l'Airbnb, che se non fosse stato per Vale sarebbe una stanza vuota. Ora ci vengono a prendere Musk e Billy, andiamo a controllarlo, ultime spesine e si vola. Per ricordare la vicinanza al Duomo. Duomo lì, casa qui. Ecco, ricordiamolo. Oh, cos'è, una poltrona? Beh, questa è facile da montare, basta tirarla fuori da qui. Beh, la giornata parte benissimo. È sotto la chiusura. Bella. Il mio lavoro qua è finito. Sarebbe stato bello. Comunque, continuiamo ad aprire tutta la roba che c'era arrivata fino a quel momento. Ma qualcosa non torna. Guarda, è il tavolino questo. E doveva essere beige. Non era nero il sopra. Ok, era giusto. Questo era l'effetto. Bello. Credevo di averla sventata. E invece... Sembrava strano che tra tutte le cose non ci fosse nulla di rotto. E poi, la triste realtà. Vabbè, almeno una doveva succedere. Questa situazione fa molto ridere. Ci sono ancora 3-4 pacchi a mettere. Nonostante la giornata sembri infinita, in realtà abbiamo appena iniziato. Abbiamo iniziato a lavorare da adesso. Vale è cotta e qua facciamo già pause e robe. Ho bisogno di energia. Giusto, perché c'è ancora un sacco da fare. Hai comprato un cassetto? Bisogna prenderlo al muro. Belle le gambe del tavolo. Che bello questo. Guarda, guarda, guarda. Sono è una bella chicca. Questo vale tutti i soldi del mondo. Sì, mi faccio affascinare da cose semplici. Cavolo. Mentre continua il nostro lavoro, però, sentiamo arrivare dal pianerottolo dei rumori molto strani. Oh, scusa, scusa. Effettivamente avevamo così tanta roba in giro che era difficile passare. Ma soprattutto, chi è la signora? Ah, ma c'è una lavanderia qua? Sì. Ma si può usare? No, se porti il vostro lavatrice sicuramente avrei un posto per voi. Perché questo è, ognuno è la sua lavatrice, ogni appartamento. Questa è interessante. Poi comunque la lavasciuga l'abbiamo comprata. 529 euro. Siamo qua noi. Voi abita qua? Sì, sì, adesso sì. Quindi ti portiamo la lavatrice? La lavatrice, sì, sicuramente. Ma lo fai tu poi le lavatrici? No, è bello questo, bello grande di quello che sto pulendo io. Abbiamo fatto tutto bianco. Tutto bianco. È vostro? Sì, sì, sì. Siete così giovani per averlo questo. Non abbiamo comprato questo. Ah, è l'affitto. È l'affitto. Sì, lo subaffittiamo. Noi paghiamo affitto. Sì. E poi lo riaffittiamo altre persone. Ah, capito. Eh sì, perché il posto è bella in centro. Guadagna, sì. In bocca al lupo, ragazzi. Grazie. Business, business. Sei un po' arrabbiata? No, volevo chiudere. E andiamo avanti col montaggio. Montaggio del tavolo. Opala. E dopo qualche ora inizia già a prendere una forma che mi piace molto. Montare questi sarà scomodo. Sì, in realtà tra tutto forse i quadri sono stata la cosa più semplice. Che in realtà no, erano difficili pure quelli, perché c'erano tutti i cosettini da infilare, eh? Bricolage non fa per me. Migheremo il teni. Salta dentro. Ah, ma tipo così, guarda. Avevo molta paura di farmi malissimo. Ah, e ho preso un botto di polistirolo. Però mi sono divertito. Alla fine l'importante è quello. Sta iniziando a prendere forma. Primo giorno, buoni lavoretti. Ciao. Non so come Vale da sola è riuscita a fare questa cosa. Tocca quindi all'ultima tappa, quel luogo di perdizione, pieno di magia, che è l'IKEA. IKEA si vola. Ovviamente, io sono felicissima, il posto migliore del mondo. E andiamo con lo shopping compulsivo. Devo ammettere comunque che questa attività è molto divertente, di comprare cose per la casa. Questo serve per fare le torte. Esatto. Io sono il tipico che butta cose che nessuno vuole all'interno di un carrello, e anche nel mio stesso carrello. Ma al di là di tutto, il nostro obiettivo rimane sempre quello di rendere più incredibile, splendida e magnifica la permanenza all'interno del nostro Airbnb. E quindi se vogliamo colare veramente la gente e prendere un topper veramente di livello, non questo secondo me. Okay. E due cuscini e memory, credimi. Vai. Con questa roba qua ha senso investirci quel tipo di più. Facciamo tutto per tre. Se qualcuno fa la pipì nel letto, abbiamo un cambio oltre al cambio. Sono 70 euro quei cosi. 70 euro di qua, 70 euro di là. Questa oppure questa qui, la più alta? Questa qua sicuramente lei. Perfetto, abbiamo avuto tutte le nostre risposte. Ma grande. Piantone fatto, ma piantine? Per sghiri? Beh, anche questo. Beh, ma anche questo io prenderei, secondo me. Dai, bravo però che riprendevi. Ci siamo. È arrivato il grande momento. Secondo voi quanto avremmo speso? Secondo me non 1000, ma più di 500. Rullo di tamburo. Lunghissimo. Si torna per gli ultimi ritocchini. Io ho questo mo' di zaino, pesa 1 milione di chili. Sì,
si è spezzato durante il viaggio, sicuro ha perso qualcosa. Sicuro. Allora, la porta nessuna persona al mondo sapeva come sistemarla e perciò l'uomo perfetto, Seba, è tornato. In questa maniera qua, prendo un buchetto sotto la porta in modo che poi scorra perfettamente. Vedi che adesso qua già c'è spessore? C'è, c'è aria? Sì, però è distrutta la porta ora. No, abbiamo il bianco. Ah, abbiamo il bianco per il ritocchino. Hai dritto? No. Abbiamo messo i quadri con 17 cm di stacco tra i due. Il tocco di classe che ci voleva. Seba sta facendo gli ultimi ritocchini, noi dobbiamo ridipingere questi. Ma volevamo contare quanti passi si dividono dal Duomo, quindi... Via. 1, 2, 35, 36, 37, 99, 100. Dopo 100 passi comunque è qui. Sono 185, siamo attaccati. Quindi vabbè. Un minuto e mezzo circa a piedi. E la vista è questa. Non male, non male. Inizio quasi ad invidiare le persone che ci vivranno dentro al posto mio. Inizia il ridipingimento di questo. Adesso basta Beh. Rimanere qualche ora così ad esatto. aspettare. Poi aspettando domani mattina l'hai fatto. Nel frattempo, gli uomini veri. Sì. Tende e praticamente tutto quello che potevamo fare è stato fatto. Tra l'altro, e qua possiamo mettere questi palettini per fare quelle maledette tende. L'appartamento finalmente è pronto. La differenza tra come l'abbiamo trovato e come adesso è davvero pazzesca. L'obiettivo era però quello di mettere il prima possibile l'annuncio su Airbnb e quindi mancava un ultimo passaggio prima del fatidico momento. Le foto. Viene quindi un fotografo strabravo che però ha delle idee un po' strane sull'utilizzo dell'appartamento. Porti qua una e poi in un attimo la porti a letto, deve essere una roba diversa. Ovvio. Continuità, un mio amico sa le scale. Cazzo, ora che questa qua ti sale le scale, figa. È già sparito tutto. Cazzo, ci vuole... Incredibile. E infine... Momento... importante, ce l'abbiamo fatta. Voglio fare io però. Vai, iniziamo. È il momento di mettere sull'annuncio. Ospiti 4 massimo. Che figo mettere queste cose al contrario, io che le cerco di solito. Carichiamo le foto appena fatte. Descrizione. Qua si vede il professionismo. Ma qua c'è la professionalità, effettivamente. Attenzione. Passiamo alle cose importanti. Terza notte. Ah, vedrei che possiamo partire tranquillamente da... No, non esagero. Secondo me il valore è quello. Eccomi, ma chi gliel'ha data la mia foto qua? Farei bene a darmi molte soddisfazioni. Spoiler, me le darà. È stato un piacere, speriamo bene tutto. Certo. Ciao, ciao. E dopo un paio d'ore... Oh cazzo, hanno appena fatto una prenotazione. Che strana sensazione, non mi ero accorto. Ho aperto Airbnb, sono venuti tipo fuochi d'artificio, robe, capodanno, pazzesco. E Thomas è il mio primo ospite della storia. È il grande giorno. Prima prenotazione, ovviamente... Hanno prenotato in 4, quindi dobbiamo rifare il divano letto, che sinceramente ci sta di brutto, secondo me, così. È arrivato pure... Il top! E quindi ora lo mettiamo sul letto e si vola. E dato che mi dispiaceva andarmene così, senza scambiare nemmeno due chiacchiere, con i primi ospiti, decido di accoglierli personalmente. Tu sei tanto alto. Troppo alto. Anche uno youtuber. Io sono alto con tutte. Vero. Ciao, 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 ciao. E anche questo nuovo business parte con il piede giusto. Che forti, bambini. Emozionante. Speriamo che lasciano una bella recensione, che paura. Ah, e poi, per rendere l'Airbnb più mio, ho messo all'interno una piccola chicca che solo chi conosce i miei video e solo chi ci andrà potrà vedere. Fatemi sapere se la beccate e datemi i vostri cazzo di soldi.